riferisci alla, no, alla, alla frase che ha lasciato scritto, no? Dopo la sua morte. Che poi fu ripresa, come sicuramente saprà, da Pavese. Da Pavese, naturalmente. Sì, sì. È diventato ormai sì, il sigillo quasi delle, delle lettere del Dio di Cicilli. Ecco, allora, cosa c'è da scoprire, da rivelare sulla morte di Majakovskij nel 1930, per un colpo al cuore? Rivelare rivelazioni, ormai dopo 30 anni, un po' teso, ormai è difficile farla, però si può studiare a lungo e si può, e io l'ho fatto perlomeno, ho tentato di farlo, e si può tentare di capire cosa è successo nell'anima di Majakovskij. È difficile indagare, era, come ho detto prima, troppo rapidamente un immenso poeta, veramente grande, e abbiamo una stanza poco più grande dello studio dove mi trovo, peraltro accogliente oggi, non so, di 11 metri quadri, un poeta grande anche come statura, perché era 1,98 quasi, una bellissima attrice, sua amante, che lui voleva diventasse sua moglie, e all'improvviso uno sparo, sicuramente in presenza di questa donna. Forse si stava allontanando, ma non credo che abbia avuto il tempo di arrivare proprio fino alla porta che dava sul corridoio. E tutto questo poi è diventato leggenda, e finito il comunismo, finita l'epoca dell'Unione Sovietica, è stato riletto innanzitutto con il malanimo che è la celebrazione postuma voluta da Stalin nei confronti di Majakovskij, l'averlo immortalato in mille monumenti, l'averlo reso poeta di regime post mortem, mentre in vita non era amato. E perché Stalin non lo amava in vita? Stalin se ne fregava di Majakovskij, ha detto proprio. Diciamo, me ne infischio, francamente me ne infischio. Era attento, Stalin era poeta, lo sa, sì. Quando era in seminario scrisse delle poesie, bruttine, ma non fa niente. Tutti, da adolescenti le abbiamo scritte tutti. Non era quello che gli dava fastidio, è stato i veri assassini morali di questa storia sono i membri dell'associazione degli scrittori proletari, che volevano l'egemonia assoluta sulla letteratura e hanno perseguitato Majakovskij negli ultimi anni. Stalin poi, quando è morto, a un certo punto aveva bisogno di un poeta di regime, e non c'è meglio, cosa c'è di meglio se non un poeta morto? Non può più parlare, ha scritto dei versi meravigliosi, estrapolando quelli più, diciamo, ideologicamente impegnati, se ne fa un monumento, così è stato. E dunque la Russia, dopo la caduta del comunismo, la quasi lo odiava quasi, era il poeta imposto nelle scuole, di cui veniva date delle antologie assolutamente che non davano ragione di tutto Majakovskij. E adesso piano piano le cose si stanno aggiustando, ma quello che mi ha colpito di questo ritorno di Majakovskij oggi in Russia è l'ondata di antisemitismo che non è mai morto in Unione Sovietica e neanche nella Russia di oggi, che ha accompagnato la figura della donna. Majakovskij ha avuto tante donne, non era proprio un curore del fan, ma era bello lui, aveva tante donne belle, ma il suo più grande amore resta Lili Brick. Ecco, c'è questo strano triangolo, no? Con Lili Brick e il marito di lei, insomma, no? Sì, sì, lei lo descrive, insomma, molto bene nel libro. Certo, era l'epoca ancora del... D'altra parte, molti dimenticano che il primo caso di amore a trois o rapporto a tre era stato proprio di Lenin, eh? Lenin, la Nadezhda Krupskaya e Inés Arnaud. E la rivoluzione sembrava agevolare, sembrava anzi aprire. La prima legge che fu fatta dopo il colpo di Stato bolscevico dell'ottobre 17 fu quella della laicizzazione dei rapporti familiari, e immediatamente dopo la legge sul divorzio. Era la cosa più facile del mondo, uno girava l'angolo, andava nel primo ufficio, come noi andiamo dal primo tabaccaio a pagare le cose, le imposte, e anche in assenza del marito poteva. Quindi non è quello che mi impressiona tanto l'amore, anche perché poi già nella seconda metà degli anni 20 tutto questo va verso un terribile puritanesimo di regime. Non è quello, era che questa persona aperto all'amore, grande, prima lo dicevo, immenso, grande,
che però era a disagio, era sempre, portava con sé, era nato sotto il segno della sventura. Poesia e sventura, poesia e disgrazia, poesia e amore. Il tempo che amava, l'epoca che amava le soluzioni le più bizzarre, amore a 4, a 5, così, non tollerava più amore. L'amore era stato bandito come una malattia né tantomeno tollerava il suicidio. La ringrazio molto, ma ancora oggi per i ragazzi dovrebbe avere un fascino particolare, Maria Rossi. Dovrebbe averlo, per me a 20 anni l'ho avuto e soprattutto leggendo, se ci saranno dei giovani che tradurranno e daranno nuove traduzioni di Majakovskij, la sua vicenda dovrebbe appassionare. Grazie molte, sei stato contribuirà questo libro, insomma, per appassionare sulla figura di Majakovskij. Chiara, hai qualche altra cosa? Sì, finiamo tornando su quelle che sono le inchieste che in questi giorni stanno agitando la politica. Vediamo il Fatto Quotidiano, il governo dei ricatti, così titola il Fatto. Effetto scandali, Renzi nelle mani di Alfano che minaccia lui e il sindaco di Roma, Azzolini e compagni contro il leader NCD che vuole cedere sull'arresto e il premier intanto tratta con Verdini per imbarcare 15 transfughi.